Molino Nuovo, perché Molino Nuovo insomma è un bel quartiere, che ne dica l'altro mio amico che mi ha subito lanciato la critica, ma da scrivere Molino Nuovo, bel pour sub e qualche più, ma Molino Nuovo è un brutto quartiere. Ho detto no, un momento, Molino Nuovo è un bel quartiere, è un bellissimo quartiere, ti prego a dire che da Molino Nuovo che è brutto e te via, insomma, come, ecco. Per cui quello che io ho scritto, a parte chiaramente alcune esasperazioni, è qualcosa che io sento veramente, perché guardate, quando io torno dalle vacanze con la culturale da Viganel, che è pure presente in questa raccolta, e si arriva da Malpensa in vista del ponte Diga di Melide, io dico sempre: ma cosa se andai in giro a fa che chi è la città più bella del mondo? E questo lo possono testimoniare quelli che sono venuti con me o con i quali io sono stato a fare questi giri. Ogni volta che si torna si fa l'Iran, è proprio una bella città, per cui è anche abbastanza facile ricamarci su delle rime. Poi mi fa piacere che Aurelio abbia parlato, e qui c'è una sua espressione che ripete volentieri. Lui dice: è grande il dono di allegria quando si legge il tal verso. Ecco, io spero proprio con questo libro di poter dare a tutti un dono di allegria, perché questo in fondo è lo scopo che mi ha spinto, grazie anche così all'invito, alla spinta dell'editore, di Raul, a scrivere cose che io avevo già detto e che erano in parte già ormai passate. Allora, ho fatto un piccolo calcolo. Nel libro c'è la parola belle bella, ricorre circa 100 volte. Quindi è già una premessa per dire che si parla da qualcosa da bello, insomma. Poi magari non se ne parla così bene, ma c'è. E poi c'è 60 volte circa la parola Lugano. Vogliamo dire che è un libro dedicato a Lugano? Beh, io penso proprio di poterlo dire. Poi però ho avuto già qualche critica, quella che lui va, che Molino Nuovo è il mio bel quartiere, ma poi la stessa persona, che non nomino qui perché vorrei che tornassi a casa ancora con le proprie gambe, dice: ma che bella la stazione qui sono treni e qui persone, ma la stazione è brutta. Beh, però insomma, noi, per noi ragazzi la stazione è sempre stata qualcosa di bello, e io devo dire che ancora adesso quando vado alla stazione, non so, c'è qualcosa nella stazione che mi prende. Passo a un'altra critica. Qualcuno mi ha detto, un altro mio amico, perché sono tutti gli amici di solito quelli che ti mi ha detto: ti però è troppo lunghi l'occhi, da dove si avvecchia il potere da sintetizzare, da tirare insieme a più serie. Allora io ho provato, faccio una prova, sintetizzo uno dei miei racconti in rima, che qualche volta così mi scappa fuori poesia, la sintetizzo e la faccio diventare proprio un concentrato, e sarebbe questa, quella dedicata al Palas. Palas, palace, palas. L'è finito il gran frecas, nun pal ben di Luganese, sem nai fuori un pun di spes, senza tanti esitazioni, e fai fuori un sal da milion. Des, cerchenda de sedas, e da mia di smette gas, che par colpa dal palas, pagarem più seda tas. Questa è la sintesi. In realtà la poesia si compone di 30 quartine. Allora la domanda è: volete voi questo tipo di sintesi? O magari siete curiosi a sapere che cosa c'è in mezzo a questi due pacchetti? Perché se siete curiosi, allora potete leggere tutta la poesia da cima a fondo. Faccio un altro esempio, sempre tratto da questa poesia, una sintesi di quello che per me è un trucco per allungare il brodo. Allora, quando io così trovo lo spunto per scrivere qualche cosa, comincio a dire, boh, si comincia a sci, e poi prima da me detta, cerca di capire come è che dovrà finire, perché se ti finisce a più andrè la cosa non è simpatica. Allora un bel finale, e poi dentro si comincia a costruire quello che c'è. Allora un trucco per allungare il brodo è quello di fare gli elenchi. Questo è un trucco che consiglio a tutti quanti, un bel elenco. Per esempio, nella poesia del Palas, tu interrompimi quando vuoi,
poi perché dopo mi si comincia a parlare. Allora, c'è un'elencazione di quello che cosa ci sarà, cosa offrirà questo Palace. Adesso io faccio la sintesi, e la sintesi è questa, che questo polo culturale sarà un bel posto, con tutto dentro, quasi come un ecocentro. Un teatro, l'auditori, una mensa, un dormitori, una fontana dalla piazza con zampini che ti spruzza, con tingire un bel cordon, ma da tufo, da quel boom. Questo potrebbe essere la sintesi dell'elencazione. In realtà, adesso permettetemi di leggerne, non è tutta, perché stretta sono un po'. Leggo quello che c'è in mezzo. Allora, un bel post con tutto dentro, quasi come un ecocentro. Un teatro, l'auditori, una mensa, il dormitori, tre sale cortometraggi, una sauna con massaggi. Ristorante, ma da qui bon, sal da preo per trombone, atelier per i bambini, enoteca per granvini, do stanzette da qui pinin, poi concerto con l'urbanin. E il turista da Dubai, po' non mi dismette gai, gaffrezzi un bel casino, se il parverda, il seta, il do. Ma non è finita. Sull'entrata un bel gabbiot con da dentro un puliziotto, ma che sia un bel giovinot, e con sul suo bel giubbot. Una fontana dalla piazza, con zampini che ti spruzza, con in giro un bel cordon ma da tufo, da quel bon, per una sala da lettura, un banchetto per la verdura, una bella galleria per i quadri che è mia, un museo tipo Brignon con i sussidi dal canton, per me dentro, quattro balda interesse comunale, nella zona museale, un angolin per il sociale, un salon con un sipari, per dar spazio ai molinari. Questo era lo sviluppo. Questo era lo sviluppo della sintesi, però la poesia è ancora più lunga, quindi qualcuno alla fine potrà dire, adesso basta, sono stufo. Allora, la poesia più lunga è lunga 40 quartine, però sono 40 quartine dedicate a una persona, non vi dico, non faccio, posso andare avanti? Vai, vai. Dedicate a una persona che forse non le meritava neanche, né? A dire la verità. Però ecco, qui faccio un altro elenco e devo dire questo elenco ai tempi, perché è una delle prime, diciamo, racconti in rima, correggimi quando sbaglio, per piacere, uno dei primi racconti in rima che io ho scritto, ed è un'elencazione che è andata ingrossandosi giorno dopo giorno, cioè una volta, adesso basta, è finita qui, poi mi veniva in mente qualche cosa e mi dicevo, ma questa deve essere detta, insomma, non si può tralasciare. Allora, questo tipo chi? Al fasci. Sì, però, garesta al tempo per poter fare quel cos, rubetin da poco niente, giusto a pastracassi os. Poi chi indovina chi è riceverà. Altesi la bicicletta e va a fare sti attività. Poc minuto, una mezz'oretta, resta al tempo la passa qua. Al vascola in discussione, col sostegno agli altri bal, in comune un'ondazione continua a trombal, gelagabe sul consorzio, un ronchetti handicapà, un gruppo di multisclerosi, un cusprati, un partì, fa carte per questo e quel, trasportare questi trafusari, giustamente qua un brel, fa banchetti, ven calendari, un consiglio comunale, una sagra, la custina, fa carte per carnevale, sbarazzana qua in cantina, tira su un po' da danè, per cui poli da che lamba e cerca da far più sé perché può da resta in gamba. Poi quando viene la stagione, anche l'orte l'urtesel, nato il fiore sulla stazione, torna a scuola, fa il bidel, ed sta, aspetta che dentro del tuo calambacama vedesse se tutto va bene, che po' grob che fai, Juan. O gioco facile, perché non è finito l'elenco, no. Poi quando siete stanchi me lo dite, io cambio, no? Organizza lingue sport, fa statistiche, preventivi, torna su per Vangalorte, la sera se servì può dannare a studiare l'inglese, una serata un po' in famiglia, porta fiore anche l'agnese, tutto corre a meraviglia. L'articolo per giornale, attenzione alla scadenza, farò giochi quattro balle, devi dare la precedenza.
Col computer te che dai, anche quella ti impara a far per scrivere sui giornali un gran busto stupidato. E poi va avanti ancora. Va che cerca un presidente per il consorzio Pro Natura. Al fumì sono ben contento, al farufi qualche dura. Dici anche un problema per la sagra del Purcell. Sta tranquillo, da neanche pena, ti prepari un bel cartel. Siamo le figlie di Maria, c'è la festa del Carmelo. Stia pur qui, non vado via che ci faccio un bel cartello. E poi va avanti ancora. Allora, anche qui si potrebbe fare una sintesi, ma se facessimo una sintesi non racconteremmo, non potremmo raccontare tutte le cose che questo personaggio riesce a fare. Faccio una pausa, ti lascio dire qualcosa. Allora, ti lancio un attimo, è un libro scritto col cuore, e a proposito di cuore c'è anche il cardiocentro. C'è anche il cardiocentro, so che farò la felicità di qualcuno, però oggi pensando a questa storia del cardiocentro mi è venuto in mente che io per il cardiocentro e con il cardiocentro ne ho fatta più di una. Quello che mi sembra importante sottolineare è che anche nelle situazioni così, non dico drammatiche per carità, però non così piacevoli come una degenza in ospedale, come una degenza al cardiocentro, possono essere in qualche modo aiutate con il sorriso. È strano, ma vero, io quando ho dovuto rimanere per 2 giorni solo al cardiocentro, così sono stato così un po' portato a scrivere qualche cosa che fosse, che tirasse su un po' il morale per altri che magari ci sarebbero andati dopo e che magari leggendo questa mia filastrocca si sarebbero un po' rincuorati. Ma oltre a quella che magari, se volete, vi leggo dopo, io ne ho fatta un'altra sulla riabilitazione al cardiocentro. Questa non c'è nel libro, sarà poi un'occasione per una prossima volta. Leggo di questa solamente tre spezzoletti. Riabilitazione. Se te fai un quai bypass e te vuoi un buona spass, te cambia una valvoletta e te vuoi una bicicletta, a te fai un palloncino e te piace un rampichino, te schivate un zigla mort e te vuoi un moffa sport. Se te fai un intervento da recente al cardiocentro, va a fare riabilitazione che ti dà l'informazione per riprendere un'energia e vivi ben in allegria. Questo è un pezzo, adesso guardate, mi monto la testa, poi scrivo un altro libro, poi saremo qui ancora l'anno prossimo, lasciamo stare. Mentre invece devo dire che il racconto sul cardiocentro è stato apprezzato anche da operatori del cardiocentro, anche dal primario del cardiocentro, che mi ha detto che insomma può essere considerata una buona lezione di anatomia questa del cardiocentro. Allora, se volete ve la leggo dopo, però compratelo lo stesso. Allora, cardiocentro da Lugano. Se ti capita un quai di d'aver ma proprio su chi se il tuo cuore al battro fort e che è qualcosa da stor, se ti salta i pulsazioni o che tanta la pressione o che subito dopo un sforzo ti si sente a ti strat mort, se qualcosa non va dentro, fa un esame al cardiocentro, il migliore che ci sia per qualsiasi terapia. Mi hanno fatto lo sconto. La reception coi tusan, tu scarin, col cuore in mano. Impieni sul formulario e ti fissa già l'orario. La mandiamo senza fretta a sgranchirsi in bicicletta e se arriverà in orario può parlare col primario. O il primario, lei è un artista, svelta mani e guzza da vista, un gran mago da qui seri che ti slarga fuori arteri. Des, se resto un po' a te, a spieghi l'intervento anche un zic da teoria sulla coronografia. Infermier come velin ta fan mila su risin e ti metto la vestina dalla nonna Caterina in dal braccio una quai chiugia e domando una gran mugia. Quanto pesa lei, signore, che le disse il suo dottore? Ha per caso un'allergia o da nota al d'erba mia? I tamanda fan pisin e poi giù, sul toletino. Siamo pronti in un momento, si prepari all'intervento,
ma ancora prima di andare via dobbiamo fare tricotomia, che è un termine medicale, parrasat, su l'inguinal, fa la barba giù in basca se più due voltas. Ah, io non era così la versione originale. No, io l'ho... Dilla. E forse era un termine medicale, parrasat in mezzo al barba. Non volevo usare la terminologia così. Là, questa era più sbagliata. No, non volevo avere le stesse storie che ha avuto il festival di... Sì, devo fare. Che niente ad oggi a portare. Poi io questo, diciamo, ho messo dei sottotitoli, lettino, qui ci sono delle parti anche in italiano, però la corsa qui lettin, parnaggio, sotto il cantin, liga i saluperatori e fin anche l'ubitori, se le lura dal destin, a se lì subito visin, su d'accordo, un po' d'allegria, le domande in geografia, anche a chi che sei velin, qui camise, in mascherin, e ti porta in un stanzon con di gran televisione. Tu sta fanno i complimenti e che in giro un mus da gente sa capisce a prima vista che sei te il protagonista. Ne avrei fatto a meno di fare il protagonista. Ecco, i pizza in macchinari, il dottor a lei in urari e comincia l'intervento con un suo incoraggiamento. Procedura. O paziente, stia tranquillo. La buchiamo con uno spillo e attraverso quel buchino le mandiamo su un sondino senza neanche farle male nell'arteria femorale e poi su fin sopra il cuore per curare il suo malore. E va su con una canetta e nel giro da mezz'oretta scatta il foto a profusione e cammina la situazione. Diagnosi e terapia. Caro amico, le sue arterie sono partite per le ferie, hanno chiuso un po' la porta al gran flusso della aorta. Qui ci tocca intervenire e le stenosi riaprire. Le mettiamo un palloncino che gonfiamo un pochettino, poi inseriamo una struttura che farà da impalcatura, così che per un po' d'anni lei vivrà senza malanni. E t'infila dentro un stent, ma tranquillo, ti senta niente. La tua arteria è slargata, la tua vita prolungata. E in 54, come fu successo da voi, si ritrovò nella stanza con un peso in sulla panza, la pressione, un cardiogramma che stavolta è più in dramma. I dottori guarda a te, ma in su e io con te, allenai a propri beni. E ma senti a mo sereno, è un fregato un gran bastardo, quel vigliacco d'un infarto. E un di dopo, sono già qua, e sapori cominciato. E il mio cuore le lizza se, sono migliore a cadere, sono con te, con la salute. Un tesoro che vi perdu. A ringrazi il mio signor, cardiocentro e sodutore.